Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tonokit che vi parla e oggi siamo tornati su Formula 1 2022, pronti per la gara sprint in Brasile. Per fortuna stavolta le previsioni sono soleggiato fino a un certo punto, però si parla di gara, sia sprint che gara, gara della domenica, diciamo così, su asciutto, quindi siamo tornati alla normalità, andiamo intanto, procediamo. Perché quell'innalzamento del livello, non sappiamo come sarebbe andata a finire la gara del Messico per colpa della nostra macchina, del nostro motore farlocco, ma qua vi posso assicurare che le qualifiche sono andate come dovevano andare, più o meno. Cioè, speravo meglio, però insomma, siamo tornati alla normalità. Benvenuti alla sprint di oggi, per quello che si prospetta, un fantastico fine settimana. E speriamo nella sprint guadagnare qualche posizione in questi 6 giri rapidi del Brasil, Vabbè, Analizziamo la griglia di partenza della gara sprint di oggi. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position. Cioè, scusa, penalità ed è secondo. Soddisfattissimo, Carlos Sainz. Ha preso una posizione, cioè tutti gli altri hanno preso la penalità per forza. Hamilton, Russell. Com'è possibile? Lando, scusatemi. Norris e Verstappen. Ah no, è vero, con la sprint la penalità si sconta in gara. Fernando Alonso e Valtteri Bottas. Pardon. Gasly, Ocon. Fatto sta che ha fatto male l'altra Alfa Romeo. Schumacher. Vettel, Stroll, Yuki Tsunoda e Alexander Albon. Noi dovremmo stare davanti a tutti questi e invece siamo dietro, sia noi che Piastri, giustamente. Zu invece ha fatto il suo tempo così, non so, qualche problemino magari. Vediamo di guadagnare qualche posizione, speriamo. Strategia non c'è da discutere, credo. Quindi, su misura va benissimo. Oddio, 6 giri, facciamo anche 6 giri e 3, riusciamo? Speriamo di sì. Iniziamo, signori. Giro di formazione, vediamo se qualcuno ha azzardato una gomma media, ma siamo pronti. Dubito. Giro di formazione sta per cominciare per la gara sprint di oggi. Infatti. Fatto sta che le Red Bulls si stanno allontanando dalla vetta perché stanno scalando sempre più indietro. Mentre, a parte il GP scorso, non ho poi visto, non mi ricordo onestamente il risultato. Ma c'è qualche laggata lì? Cioè, ogni giro di formazioni di ogni pista c'è qualcosa che non va, cioè, ma per favore, parliamone, non ha mai avuto così tanti bug quel gioco, sa come mai il primo anno di EA, e quale avrà sbagliato terribilmente. Vabbè, è una stagione che continuiamo a dirlo, siamo al penultimo appuntamento della stagione, signori, quindi ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa primissima stagione per la nostra Minardi, non troppo soddisfacente direi, però dettagli. Atifi. E la Madonna! Ma che è? È legale essere così lenti? Perché il nostro assetto siamo ancora nella stessa posizione, cerca di avanzare. Rimani concentrato. Oddio, è legale così il sorpasso? Guarda qua davanti che cacchio di tamponamenti. Come vi ho detto a safety car? Attenzione, la virtual safety car è stata attivata per via dei troppi detriti in pista. Direi. Direi di prima di controllare. Ok, 0.30. Il carburante. Ok, siamo sopravvissuti a questa orribile partenza. Albon! Madonna, lo stavo seguendo io. Albon, Stroll e qualcun altro. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Attendi la bandiera verde. Niente.
niente, come al solito con la virtual si va a perdere. Io ho messo un caldo almeno. Sì, dai, almeno quello. Almeno quello. Occhio. Fareste curve. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il sorpasso. Sì, ma stai calmo. Va bene? Contento? Proviamo a recuperare qualche altra posizione. Ma non riusciamo a stargli dietro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Cioè, capisco che il mio, la mia velocità massima sono 313 km/h, ma usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Forse non uno dei migliori assetti. Vabbè, ma davanti si scannano? Botte? Che si scannano qua davanti. DRS, tutti col DRS però, non guadagneremo niente, ma siamo lenti, mamma mia. Poco davanti, stanno facendo male Gasly e Ocon, dobbiamo approfittarne. Sì, abbiamo poca velocità, forse per l'assetto. Ma che anche per la gara sarà così, ma dettagli. No, Vettel infame, che cazzo ti inchiodi? Fanculo. Vabbè, dai. Entra un po' più cattivo la prossima volta. E niente. Rischiamo di perdere le posizioni, non di guadagnarle. Fanculo. Manco ho dato davanti, non me lo aspettavo. Bravi, bravi, fate casino dietro. Non con me però, L'avete sentito, vero? No, ma l'avete sentito? No, perché io l'ho sentito anche forte, l'ho sentito. Non è stata una bella sensazione. Sì, vabbè, ma quanto... Quanto vanno veloci? Ma è legale? Vabbè. Non ci curva più l'auto. Vabbè, dai. E niente. Invece di guadagnarle le perdiamo le posizioni. Va bene. Mamma mia che disastro. Mamma mia che disastro. Concluderemo la stagione in maniera molto negativa. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ci basta. Sì, io cambio.
Questa i box lo fanno. Eh sì, tocchinano l'ala i box, quindi nel caso vediamo nella gara se riusciamo a guadagnare un po' di, cioè togliere un po' di carico e guadagnare un po' di velocità, ma dubito. Tanto questa sprint race è stata un completo disastro, uno schifo tremendo. Sì, però davvero vanno troppo veloci. Io davvero... va bene, va bene. Okay, prendi la gomma e porta e niente. Come 22esimo? Ma non è vero! Ma se... ma che cazzo? Ma no! Oh! Oh, non scherziamo! Non scherziamo! Ma che mi incazzo, eh! Smetto di giocare, ve lo dico. Smetto di giocare. Nonostante lo disinstallo. In pista, in cima alla classifica non c'è, non è vero, molto 22esimo, La Ferrari ormai raggiunge. Ma cosa? Ma il team italiano si aggiudica un altro campionato costruttori. Nel frattempo, Aston Martin scala la classifica. Ma non grazie è al risultato, no, vabbè, eccellente di questo weekend. Vabbè, Ferrari si conquista, ok. Sprint, ma no, ragazzi, ma stiamo scherzando. Scusatemi, ultimo giro, siamo al traguardo. Passiamo il traguardo, è l'arrivo. 19esimi. Non ha senso. Albon, Tsunoda e Stroll. Se partiamo ultimi io do fuori di matto, eh. Abdico anche questa gara. Cioè proprio mi vado a schiantare. Non uso flashback né niente. Vado, basta. Ritirato. Almeno facciamo un gran botto. Anzi, ci schiantiamo contro tutti gli altri. Tutti. Tutti li prendiamo. Facciamo strike. Non mi interessa. Prima curva dritti. Via. Dai, come cazzo si fa? Come fai a giocare? Come fai? Me ne vado. Vabbè, andiamo avanti per inerzia, andiamo avanti per finire la stagione praticamente. Io davvero non ho parole. Non ho parole. Cioè, avrei delle parole, ma sarebbero solo insulti probabilmente qui. Tutte le madri degli sviluppatori di EMA. Dettagli, mi limito, guarda, non ascolto niente, voglio vedere, sono curioso, dai, vediamo. Sulla griglia di partenza, il giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position, a seguire George Russell, aveva le penalità le Ferrari, giusto. Per quanto riguarda il resto della griglia, è arrivato, sono arrivati avanti le Ferrari, Ricciardo, Lando Norris e Perez, Mick Schumacher, Fernando Alonso. C'è qualcosa Bottas che non va, eh? E Carlos Sainz. Sainz, ok. Gasly, Magnussen, Max Verstappen. E non mi sono Vettel, accorto io che sono arrivate le. Ocon, Tsunoda, Lance Stroll e Guan Yu Zhou. Comunque, Oscar Piastri. E niente. Latifi, e niente. Il ragazzo d'oro. Infine, e niente, ci hanno rubato due posizioni. Siamo quasi anzi, allo spegnimento dei anzi, semafori, più quindi di vediamo una. Un po' come in realtà procedono tre posizioni i preparativi giù in pista. Rubato. Una curiosità. No, non mi interessano le curiosità. Voglio che finisca presto sta gara, guarda, davvero. 8-10 addirittura? Ma guarda, ne abbiamo fatti 6 ieri. 6 nella sprint, non so quanto posso... Facciamo 7, va, lascia perdere. 18 giri e mezzo. E niente, qua non si può toccare niente, perciò direi che va bene la strategia questa. Andiamo. Cosa possiamo fare? Non possiamo fare niente. Non c'è niente da fare. Mentre inizia non c'è il giro niente di da fare. Ogni pilota spera. È una congiura, contro di noi questo gioco. È incredibile. Dall'inizio alla fine. È incredibile. Cioè, fai una sprint race. Vabbè. Cioè, solo a noi in fondo, eh. Parte qua i lag. Cioè, calo di frame. Vabbè, lasciamo perdere. Però per dire. Noi speriamo di assistere a una gara emozionante, talmente memorabile da fare la storia. Non ha senso, Cioè, le tre auto che si sono fermate a fare il pit, probabilmente non essendo previsto il pit stop, il gioco non lo prevede, quindi loro lo fanno per cambiare tutti, per cambiare l'alettone, però è come se fossero davanti, è come se non si fossero mai fermati. Funziona così, non lo sapevate? Funziona così la sprint race, eh? Non lo sapevate? Adesso lo sapete. Fanculo, va.
Cerchiamo di limitare i danni. Cheat. Qua si può? Sull'erba? Manovra irregolare, cedi la posizione o riceverai una penalità. Tieni là. Sì, vabbè. Niente. Volando i pezzi di davanti. Dobbiamo abbassare il carico proprio a 20, 18. Avremo un sacco di sotto. Brutto incidente, stai bene? Dimmi che sei tutto intero. Son tentato di lasciare che finisca tutto così, perché è giusto, è giusto. Però vado avanti, perché mi voglio fare del male. E dimmi se si può. Da qua. Stato più io ingenuo, per carità, che loro inchiodare, però insomma non è che te lo aspetti un inchiodo esiste, inchiodo non esiste, però un'inchiodata del genere non te l'aspetti, si è capiti, dai. Ma questi, oh madonna, usalo l'ERS, anche se poi in velocità la prendiamo in quel posto. Oddio, l'abbiamo spinto fuori? A Piastri, grande Piastri anche lui, doppio sorpasso, però qua occhio, piano. Ah. Sì, vabbè, però, oh. Piastri. Vabbè, dai, ormai è buttata in vacca, va bene. Va bene così, non preoccupiamoci. Spero di avergli bucato una gomma a Piastri, non può ritirarsi. Guarda lì come gli stiamo attaccati al buon Piastri. Occhio però a stargli attaccati perché poi finisce come prima. Ricordoli. Ma anche noi ci siamo avvicinati, cioè anche... che Zu si è avvicinato, non solo noi. Madonna, ancora il rischio. Troppi rischi. Teniamo scia. Forse adesso un po' di più. Lo proviamo. Madonna. Stiamo avvicinando la finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. E io lo proverei anche, ma arriviamo in un punto in cui proprio siamo alla stessa velocità e non riusciamo a avere lo spunto sufficiente. Stammi all'esterno, va. Madonnalo. Mettilo sotto pressione. Ma è Piastri che ci sta mettendo sotto pressione. Quel pezzo di merda che fa da tappo. Madonna, che rischi. Sto guidando come un pazzo. Però abbiamo perso una posizione, non va bene. Occhio. E niente. Rischi su rischi. Però alla fine perdiamo e basta. Le gomme sono messe nì. Stroll adesso ci prova e ci riesce. Porca di quella puttana.
Ma vedi che... Cazzo, non è che in ritardo la frenata io, porca troia. C'è anche Piastri lento, però. Vedi che... Non avendo DRS di quelli davanti ci sta, però. E niente, una gara abbastanza in... Neanche in difesa, perché non riusciamo a difenderci. Ma no, Piastri sta facendo un sacco da tappo, eh. Oh, Stroll. Guarda. La finestra del pit stop è aperta. Oh, ma Stroll è matto. Ma arrestatelo. Ma è un folle. Lo facciamo all'esterno su Piastri. Arriva la nostra curva. Non questa, merda. Non arriva più la nostra curva. Ah. Questa sarebbe... vabbè. Sa che le gomme non ci aiutano. Madonna, che bagarre che stiamo facendo. Perdendo un sacco di tempo, ma fa niente. Comunque Stroll è un assassino, eh. Lo dico. Però vedi, Piastri andava piano, cazzo. Andiamo dentro a cannone noi, chi se ne frega di frena da solo, ok. Vediamo se... vediamo la magia, che quando dici ste cose te, eh? Altro che magia. Lo dico io qual è la magia, fa sparire magicamente le posizioni. Guarda, no, sembrava avessero... Ma non mi ha cambiato l'alettone? Ma ti ho detto automatica, pensavo me l'ha cambiato. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Non ci credo. Cioè, vi devo dire tutto quello che dovete fare? Anche l'alettone? Fredda adesso. E niente, non ci hanno cambiato l'alettone, ma riuscite a prendere DRS? Incredibile. Vedi, però Piastri va piano, figa. Attenzione, bandiere gialle. Alcune informazioni su Verstappen. Verstappen è dalla gara. Riduci la velocità. Come è squalificato? È troppo basso e rischiamo una penalità. I Gasly. Immediatamente. Cazzo, safety car, a saperlo prima. Allora, siamo 18esimi, quindi possiamo perdere al massimo 2 posizioni. Io direi a questo punto di fare una roba del genere. Questo a quant'era? 30? Rimettiamo a 30. E gli diciamo sì. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. È il momento buono, te l'ho detto io, per forza è il momento buono. Ma sì, almeno abbiamo gomma nuova. Oddio, 8 giri. Sì, beh, li facciamo 8 giri con le sotte. Considerando che poi alcuni saranno anche dietro la safety car. Mi sa che Verstappen ha fatto l'assassino un po' come Stroll. Vediamo se fanno effettivamente quello che gli ho detto adesso. Cioè se mi cambiano l'alettone e mi ricambiano il carico aerodinamico, vediamo. Vabbè, sta gara sta andando un po' così... Eccolo, lo cambiano. Oh no, credo ci sia difficoltà con la rimozione dell'ala anteriore. Non ne saranno felici. Ma cazzo, potete farlo belli tranquilli che c'è la safety car. Vabbè che non cambia niente perché... Oh cazzo.
adesso dobbiamo spingere per tornare sotto a quelli dietro la safety car. Tiralo, tiralo. Tiralo il motore che tanto non esplode. Safety car in questo giro. Ok. Car in questo giro. Giusto il tempo di mantenere le gomme raggiungerli. E ricorda, non sorpassare fino al momento. Le gomme sono in temperatura. Resta in posizione fino alle bandiere verdi. Là, si riparte. Lenti, lenti, perché siamo lenti. Ok, via libera. Che è successo lì? Quella manovra era irregolare. Ma come irregolare? Ma non è vero. Ma Gasly, ma chi... No, Magnussen, è ritirato così alla ripartenza. Ma non è vero. A parte, vabbè, che davvero hanno... Cioè... Una velocità inaudita. Tiriamogliele le staccate. Fa niente se sul rettilineo ci bruciano. Oddio, siamo usciti bene qua. Non c'è DRS, ma abbiamo doppia scia. Forse riusciamo a tenere. No, niente, non riusciamo a tenere. Guarda lì che si allontanano. Piano piano. E niente. È andato Piastri. Ci ha ridato la posizione? Ordini di scuderia? Ha! Bravo, hai fatto bene. Oh, ridendo e scherzando, però con quella sosta, guarda qua come voliamo. Più o meno. Loro poi è in allungo che proprio hanno uno sprint in più. Non tanto in accelerazione. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Troppo aggressivo? Io passo. Madonna che aggressività. Ma su Stroll ci sta. Adesso gomma gialla per Vettel. Spingi. Oh, forse sono anche... Beh, oddio. Alla prima curva non mi è sembrato, ma qua vede che mi infilo, non mi ha stretto, dai. Occhio però, torno kill, porca troia. Le gomme, soprattutto la posteriore destra, è un po' infame. Ridendo e scherzando, però remuntatina, Dobbiamo far durare ancora le gomme 3 giri. La vettura che ti precede aumenta di pochi decimi a giro. Ma solo perché non abbiamo più DRS, dai, non essere così aggressivo. Non arriviamo ai 300 all'ora. No, ecco. Altri problemi, strano, no, dai, una gara del genere, no, ti prego. Vedo le scie dietro di me quando guardo dietro. Scusami, Dai, guarda che c'è componenti nuovi. Nuovi. Sì, ma non va più 2,96? Ma stai scherzando? Ma cazzo, 2,96 ci arrivo io con la mia smart? Ma se... Ma voi siete impazziti, dai, ma c'è per forza qualcosa di buggato nella mia macchina. Se ci sono problemi, fatemi ritirare. No, no, fatemi ritirare, non è i giri, fatemi ritirare. Dai, che cazzo. Stavamo facendo la remontata.
DRS, ma non serve un cazzo di niente. Guarda qua, 309, 309 col DRS. Stroll proprio in faccia gliela chiudo la porta. Mi tengo anche l'ES per ultimo tratto di rettilineo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,2 secondi. Tenilo dietro. A cazzotti lo devi tenere dietro, non mi interessa. No, vabbè, ma rallentare prima di entrare in curva, non vogliamo una penalità. No, vabbè, ma cos'è successo? Stroll, me lo spieghi tu cos'è successo? O devo richiamare i tuoi avvocati? Mi hai distrutto la macchina, non che fosse messa meglio, prima. E niente. Le sidepods hanno preso danni, inizierai ad avvertire resistenza. Ma la resistenza è da tutta la gara che la sto avvertendo. E niente, questo ci svernicerà. E niente, finisce così con il sorpasso anche di Latifi, con Stroll maledetto che è dietro di noi. Ed è giusto così. Dopo averci spintonati. E niente. Pazzesco. È stata abbastanza divertente come gara, nel senso, la seconda parte è remontate, botte a destra e manca. Cosa pensi abbia contribuito a questo risultato? Ma come ha fatto a vincere Ricciardo per la safety car, presumo? Come il vento e la temperatura dell'asfalto fossero che vento, che temperatura dell'asfalto, abbiamo un assetto di merda. E queste sul rettilineo volano. Possiamo intuire che una gara sarà in discesa. Sono curioso di vedere a quanto andavano sul rettilineo, se è una cosa fattibile. Esattamente così, con l'auto che sembrava perfettamente a proprio agio. Bravo. Bravo Ricciardo. I vincitori si avvicinano al Bravo, non mi interessa. Salta, schippa. Sono stanco di questo videogioco. Ora una domanda per te. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Ricciardo. Beh, senza dubbio, Daniel Ricciardo. Non perché, solo per come ha guidato, ma perché non ha praticamente commesso nessun errore. Allora, partiva gara quarto. Perfetta per lui. La Ferrari è ormai irraggiungibile per le altre scuderie. Il team italiano si aggiudica un altro campionato costruttori. Sì. Nel frattempo, Aston Martin scala la classifica. Adesso andiamo a vedere perché. Risultato eccellente di questo weekend. Dove? Non ha fatto punti. Per un altro 14esimo Vettel. Settimana di corse. Grazie a tutti per fatto l'ascolto. Fatto sta che è stata una gara più o meno divertente. Ma io onestamente non so cosa sia. Vabbè, vedi però che è buggato. Guardate i giri veloci, non ha senso. O manca davvero davanti solo il minuto. Ma non è vero, non manca solo il minuto davanti. Perché vedi. Questi sono giusti. Perché sono giusti questi? E quelli davanti no? Cioè, io davvero. È uscito da un mese il gioco? Un mese? Non hanno ancora sistemato ste... Più di un mese. Non hanno ancora sistemato ste cose. Porca troia. Dai cazzo. Non so. Vabbè, fatto sta che abbiamo fatto schifo come al solito, però... Forse è stato un pochino divertente questa gara. Forse. Per voi. E quindi... Niente, ci avviamo verso l'ultima gara della stagione. Finalmente, aggiungerei. Finalmente. Allora... Per quanto riguarda la difficoltà, direi che siamo abbastanza tornati a bolla, più o meno. L'importante è azzeccare gli assetti più che altro e avere più velocità, cazzo, non è possibile. Cambiamo il motore l'anno prossimo, sicuro. Cambiamo il compagno anche perché Piastri è un po' un impiastrone. E vabbè, lasciamo perdere. Attività. No, dammi qualcosa di utile, fama, va bene. Quindi, siamo tornati sotto Aston Martin, è passata così in alto, la Madonna. Scala la classifica delle prestazioni, ma no, la classifica dei punti. Allora, andiamo a fare, ad adattare componenti per il motore e a questo punto direi quasi di tenerci anche da parte questi punti prestazioni che spero che ce li portino l'anno prossimo, spero. Oh, non lo so. Vabbè, noi teniamoli, si sa mai.
Facciamo andare avanti, vediamo se arriva. Ecco. Aspettavamo dei nuovi componenti. Facciamo che riavviamo questi componenti. Hanno passato il controllo qualità. Figurati. Dovremmo chiedere al reparto RS. Chiedi a quella grandissima zoccola di tua sorella. Termocoperte erano importanti, però dai. Niente, abbiamo finito i punti. Dovremmo riuscire a riadattare un po' tutti i componenti. Salta. E niente, ci salutiamo per oggi. Ultimo appuntamento, Gran Premio numero 22 della stagione. Andiamo a Yas Marina. Che circuito è? Oddio, non è quello... Sì, ma l'abbiamo fatto. È la seconda pista. No, non è vero. Non lo so. Ah no, che imbecille, ho capito io. Certo, è la famosissima Yas Marina, quella dove Verstappen ha vinto all'ultimo giro praticamente il mondiale l'anno scorso. Niente, ci vediamo allora con il prossimo appuntamento, che sarà l'ultimo GP della stagione. Ripeto, finalmente. Vi invito a lasciare un like per pietà e un commento se volete. Ci vediamo con un prossimo episodio. Ciao.